Benvenuti ragazzi, altro video della Tutto Tech. Continuiamo a seguire Amazon passo passo per cercare di carpire qualsiasi informazione troviamo in giro e naturalmente prontamente noi della Tutto Tech Tac ve la proponiamo. Quindi altro video sulle novità che sono venute fuori per il lancio dei nuovi prodotti del colosso Amazon. Sono mesi caldi per le notizie, quindi ci teniamo a tenervi informati e a noi fa piacere leggere finalmente di novità dopo quasi anni di calma piatta praticamente, sì, pochissime novità, vero. Ultimamente sta scoppiando tutte le novità del mondo tutte insieme. No, anche perché stiamo aspettando ancora prodotti, chi ha visto il vecchio video, magari metto qui la scheda, esatto. Stiamo aspettando ancora qualcosa che era stato annunciato nel 2020, che anche quello è abbastanza appetibile come prodotto. Infatti noi vi riporteremo appunto le notizie, quelle verificate da siti sempre autorevoli, comunque certificati, sperando che tutte si vadano poi a concretizzare anche in Italia o in Europa, qui da noi comunque. Quindi, bando alle ciance ragazzi, come al solito, velocissimi, cliccate su iscriviti, cliccate sulla campanellina e non fate nient'altro, state lì e guardatevi la nostra sigla! Stavolta le notizie arrivano direttamente da Bloomberg News, autorevolissimo sito di informazione, e da qui è emerso un attimino quelle che potrebbero essere le novità in uscita da parte di Amazon sulla propria linea Echo. Vediamo un po' insieme di che cosa si è parlato e cosa è stato dichiarato. O perlomeno che cosa è venuto fuori, voci di corridoio, che cosa che poi Bloomberg sicuramente ha filtrato per portarci voci che hanno un fondamento. Poi comunque domani ci sarà l'evento, perché noi stiamo registrando il 27 settembre, domani 28 ci sarà l'evento di Amazon, quindi da lì a poco sicuramente qualche chiacchierone farà sapere online molte notizie appetitose e noi naturalmente anche quelle ve le riporteremo. Entriamo nel vivo del video. Bloomberg ha dichiarato che Amazon avrà intenzione di presentare i seguenti prodotti. Partiamo subito da Echo Show. Esattamente più che Echo Show sarebbe corretto chiamarlo Echo da parete. Perché? Perché Amazon avrebbe intenzione, sempre secondo Bloomberg, di avere un Echo Show come base e di avere un accessorio per poterlo montare a parete. Questo, secondo sempre questa fonte, sarebbe stato pensato per poter essere messo in cucina in modo tale che la Shura Maria, piuttosto che il tizio della situazione che vuole cucinare, ha sempre lì l'Echo Show a disposizione per poter seguire le ricette, comandare come al solito la domotica di casa, ma non solo, anche Netflix e tutti i vari accessori che ci sono anche attualmente. Non solo questo, si pensa che voglia ampliare e portare il proprio schermo a 15 pollici di diagonale, quindi veramente uno schermo molto ma molto importante. Ci saranno anche altri accessori per poter appoggiare su qualsiasi superficie il nostro Echo Show. Quindi Amazon deve aver riscontrato un successo nella linea Echo Show, perché continua ad ingigantire sempre di più i monitor senza ampliare la gamma degli Echo normali, tra virgolette. Anche se secondo me anche lì qualcosina ce la potremmo aspettare. Però questo qui è un passo importante, perché potrebbe essere anche installato all'ingresso di casa come se fosse veramente un impianto domotico di quelli proprio professionali e non utilizzando la nostra amica. E quindi gestire tutto da questo pannello da 15 pollici, che è una dimensione importante comunque. Ma proseguiamo. Marco, cos'altro ha pensato Amazon? Sempre secondo quanto riferito da Bloomberg, un ulteriore prodotto in uscita nei prossimi mesi potrebbe essere una soundbar con l'assistente domotico integrato. Quindi questo consentirebbe di utilizzare la soundbar magari legata al televisore marchio Amazon di cui abbiamo parlato in video precedenti, e in più rendere molto più semplice l'effettuare le videochiamate. Sì, perché vogliono integrare anche la videochiamata all'interno di questa soundbar, quindi riprendiamo sempre una caratteristica, una peculiarità di Echo Show, e verrà inserita evidentemente perché ha avuto un grosso successo, è un qualcosa che come riscontro è stato sempre positivo e andrà inserito probabilmente all'interno della soundbar. Quindi suono, video
e anche videochiamate. Ma proseguiamo. C'è stato un prodotto che sì, è stato venduto, ma alcuni storcevano un po' il naso per questo prodotto. Sto parlando di Eco Auto. Verrà fatto una rivoluzione per quanto riguarda l'estetica di questo prodotto e in più verrà aggiunta la possibilità di poter appoggiare e ricaricare in maniera wireless il vostro cellulare piuttosto che un altro apparato che ha la possibilità di essere ricaricato in maniera wireless. Mi viene in mente ad esempio l'Apple Watch. Adesso non so se anche l'Apple Watch potrà essere ricaricato, esatto. Però probabilmente ci sarà la compatibilità per fare questo. Non ci sono molti dettagli in questo caso. No, però si pensa appunto a questa nuova forma che dia anche la possibilità di poter appoggiare il cellulare, anche perché se ci pensiamo bene, il primo Eco, sì, ok, avevi il cellulare in tasca, ma averlo lì e magari anche in ricarica era un aiuto da non sottovalutare. Zanzara in diretta, cioè più di così. E arriviamo all'ultimo prodotto di cui si vocifera l'uscita. Allora, questo prodotto è Eco Robot. Se ne parla già ed è già in lavorazione da parte di Amazon già da un paio d'anni all'incirca, quindi sarebbe già meno male pronto ad essere immesso sul mercato. Però ci sono delle perplessità, si vede dall'Amazon stessa, perché alla fine della fiera non sarebbe nient'altro che un nostro Eco su delle ruote che ti segue per casa. Poi magari avranno ampliato delle funzionalità, però se è un paio d'anni che l'hanno progettato, l'hanno sviluppato, l'hanno testato, probabilmente c'è qualcosa che ancora non convince gli ingegneri del colosso Amazon. Quindi anche su questo stiamo a vedere, perché avevano annunciato, si era parlato che finalmente era pronto e sarebbe uscito entro quest'anno. Però diciamo che abbiamo ancora un po' di tempo, almeno sì. Amazon ancora un po' di tempo, magari verrà fuori con una delle sue novità che lo renderanno più particolare e quindi magari entro fine anno ci troveremo anche un trottolino robottoso che corre per casa. Allora, queste sono le indiscrezioni emerse appunto che vi abbiamo illustrato. Resumiamo, ve ne siano anche delle altre di sicuro, certo. Già da domani, da qui alla fine dell'anno, secondo me, di sicuro. Ultimo, ma davvero ultimo, e questo eravamo un po' in dubbio. Sì, non lo mettiamo in quelli in un probabile uscita perché è stato debellato, cioè è stato sciolto anche il gruppo che aveva pensato a questa cosa, lo stava progettando e sviluppando. Stiamo parlando del microfono karaoke con incorporata. Quindi si presuppone che tu magari facevi partire la base musicale col nostro assistente vocale e poi cantavi o non lo so, però fortunatamente però avuto... più o meno deve essere andata così. C'era il gruppo di lavoro, sono stati lì un anno, si sono scervellati, quando hanno finito gli hanno fatto vedere il microfono a Bezos e quello ha detto è una pazzesca, come e la corazzata Kotonoski. Esatto. Ragazzi. Basta, è stato eliminato. Ma penso anche il gruppo l'hanno eliminato. Sì, proprio, sì, ma proprio fisicamente l'avranno eliminato, sì. Cioè senza ombra di dubbio. Bene ragazzi, queste erano le novità trapelate oggi alla vigilia dell'uscita, alla vigilia dell'evento che si terrà domani e che ricordiamo è a porte chiuse. Solo la stampa ha ricevuto gli inviti, quindi noi continueremo a spiare se ci sono novità in merito, non appena faremo un nuovo video e vi terremo aggiornati. Quindi io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao! Ciao!